21 agosto 2015 al via la 22esima edizione del Due Laghi Jazz Festival, che anche quest'anno si svolgerà per una settimana nella cornice di Avigliana e che vedrà protagonista anche il comune di Almese per qualche serata. Il consorzio Piemonte Jazz anche quest'anno collabora come partner all'iniziativa. Piemonte Jazz quest'anno torna ad Avigliana, il secondo anno per questo festival che fa parte del circuito, un grande momento che inizia appunto questa sera con due ospiti straordinari. Sono Felix Stussy da Montreal, Canada, e Ray Anderson, musicista, trombonista statunitense, grande levatura e caratura. Questa sera abbiamo il piacere di avere questa grande musica, ma anche e soprattutto per Piemonte Jazz vorrei sottolineare il fatto che abbiamo anche comunione di intenti. Il nostro progetto di jazz, di circuito jazz per la regione, di grande festival che aiuti a conoscere il territorio, è un progetto che è condiviso anche in Canada. Nous avons un projet de connaissance du territoire à travers le jazz. Donc, c'est, comme on dit, un voyage dans la région, des connaissances, des réalités, des petits festivals de jazz. Donc, vous avez un projet similaire au Canada, et ça, c'est intéressant. Et vous allez le mettre en place, le démarrer que maintenant, au mois de septembre. C'est un projet pilote qu'on est en train de mettre en place avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Oui. On essaie de faire une route du jazz, une strada di jazz. Mais pour commencer, on commence juste avec trois petites régions. Le centre du Québec, les Bois-Francs et l'Estrie. Et on approche les petits diffuseurs, les diffuseurs qui ont pas vraiment des subventions encore. Et on essaie de les convaincre de faire plus de jazz. Et on va faire une table de concertation. Et pour trouver un modèle, comment ce financement public pourrait se faire et comment on pourrait comme réintroduire un peu le jazz dans le circuit des concerts, parce que ça s'est perdu. En campagne, en dehors de Montréal, il n'y a presque plus de jazz. Et s'il y a du jazz, c'est du jazz jazzy. Hein? C'est commercial, souvent avec une chanteuse. Oui. Rien contre les chanteuses, mais ce n'est pas nécessairement là que toute la créativité du jazz de Québec se passe. Alors, oui. Très bien, ça c'est vraiment un projet qui ressemble le nôtre et nous avons l'intention de faire ça au Piémont et de faire un projet qui soit une route de jazz, de connaissances du territoire qui puisse mettre en place les petites ressources, les petits festivals, les jazz clubs, les écoles. Donc, ce que je te propose, tu es dans le comité, tu es fondateur de cette initiative, ce qui on se voit à Montréal au mois de septembre, parce que moi je serai invité par Rimouski Jazz Meeting. On se voit à Montréal, c'est un rendez-vous à Montréal. Et vraiment, on va faire un accord de collaboration avec Piemonte Jazz. Si. Merci, merci Félix. Merci à toi Fulvio de nous avoir invité de venir jouer dans ce merveilleux endroit ici. Merci et bon concert. Merci beaucoup. 22esima edizione del Due Laghi Jazz Festival. Quest'anno si conferma e si consolida la collaborazione con il Consorzio Piemonte Jazz, di cui appunto il festival è parte e da ormai fin dall'inizio, dalla sua costituzione.
La 22esima edizione vede alcune novità importanti, l'introduzione di un nuovo palco in un comune limitrofo che è il comune di Almese, quindi l'allargamento, l'ampliamento territoriale del festival, cosa molto importante dal punto di vista strategico perché conferma la possibilità del jazz di allargarsi, di rendere il territorio denso e pieno di musica, se vogliamo, e nello stesso tempo di mettere a profitto l'insieme delle risorse del territorio. Il Consorzio Piemonte Jazz appunto mira a mettere in rete, a consolidare un marchio del jazz piemontese, quindi in forma strategica per poter usufruire di risorse comuni, poter mettere in comunicazione un'identità del jazz della nostra regione, di poterla proiettare a livello nazionale e internazionale con grandi iniziative e soprattutto con l'unione delle forze in campo. Quindi il Consorzio Piemonte Jazz per noi del Due Laghi Jazz Festival è strategico, sarà sicuramente una mossa vincente per il futuro. Ospite questa sera, che lontanamente è originario del Piemonte ma abita a Montreal, Canada, Quebec se vogliamo per essere più precisi, è Felix Stussy. Artista di fama mondiale con il quale lui collabora stabilmente in Nord America e proviene dall'Illinois, da Chicago, ed è Mr. Ray Anderson.